Franco Carraro, 46 anni, padovano, sposato con due figli, laureato in economia e commercio, ma soprattutto primo manager sportivo d'Italia. Dal 78 è presidente del CONI, la massima autorità sportiva del paese. Un passato d'atleta, campione in gioventù di sci e fioretto, poi campione europeo e secondo ai mondiali di sci nautico. A 23 anni è presidente della Federazione Sci Nautico, poi presidente del Milan, presidente del settore tecnico della Federcalcio, della Lega, e dal 78 succede a Onesti la presidenza del CONI, riconfermato nell'81 e poi ancora nell'aprile dell'85. Efficiente e prudente, misurato e ragionatore, sa perdere le battaglie, ma finora ha vinto tutte le guerre, ne ha combattute tante, magari senza parere, con quel sorriso largo che non sembra mai mordere finché dicono non ti accorgi che ti ha già addentato. Adesso si è dimesso da presidente del CONI, il comitato che deve organizzare i mondiali in Italia nel 1990. Lui dice dimissioni irrevocabili per motivi personali e professionali, ma nessuno ci crede. Allora, dottor Carraro, dimissioni irrevocabili le sue? Beh, le dimissioni non sono state frutto di polemiche e pertanto sono state anche meditate, pertanto non vedo i motivi per cambiare questa decisione in questo momento. Ecco, ma se per esempio l'11 aprile la presidenza della Federcalcio le chiedesse di tornare, lei tornerebbe? Ma io di solito non rispondo mai alle ipotesi, ma comunque non mi sembra che da qui all'11 aprile possano cambiare i motivi per le condizioni per le quali ho dato le dimissioni. Ecco, ma i motivi quali? Ma i motivi è che una volta esaurita la fase di impostazione mi sono reso conto che era bene che nell'attività sportiva mi dedicassi esclusivamente al mio ruolo di presidente del CONI, che non comporta obbligatoriamente quello di essere presidente di un comitato organizzatore di una competizione, seppur importante come il Mondiale di Calcio. Ecco, lei comunque andandosene ha detto: la mia attività di presidente del CONI non mi consente di seguire da vicino i problemi del calcio. Ecco, ma quando aveva accettato, non era già presidente del CONI? Sì, ma infatti ho detto che forse ho sbagliato quando ho accettato, ma comunque la fase di impostazione, una volta esaurita, a questo punto mi sembra che chi presiede questo comitato debba poter seguire i problemi del calcio in un'ottica diversa da quella che in questo momento le deve seguire il presidente del CONI. Senta, tutti dicono comunque che lei invece ha abbandonato il comitato organizzatore del mondiale per scaricare Sordillo. È vero? Ma io non scarico mai nessuno. Non è vero. Ecco, Sordillo si è arrabbiato però molto quando lei se n'è andato, e ha detto che lei non ha dimostrato amicizia né verso di lui né verso il calcio. Cosa gli risponde? Ma per la verità, questa è la versione che davano alcuni giornali. Altri giornali della stessa giornata dicevano anche che Sordillo diceva: ma quando si è amici si chiedono le cose un po' con un certo egoismo. Ripeto, io credo che le cose migliori tra dirigenti siano le conversazioni dirette, non quelle tramite i giornali. E voi non vi siete parlati direttamente? Certo. E l'aveva avvisato di questa intenzione? Beh sì, per la verità era stata la prima persona a cui l'avevo detto, mi sembra 10 giorni prima di mandare la lettera. Ecco, ma come mai Sordillo ha detto all'inizio che si sarebbe dimesso anche lui subito, poi 5 giorni dopo ha cambiato idea e ha deciso invece di accettare di fare il presidente? Ma per la verità Sordillo non fa attualmente presidente, fa le funzioni di presidente. Vabbè, insomma, in quanto d'accordo. Era vicepresidente. Precisato questo, devo dire che la posizione mia da quella di Sordillo è diversa. In quanto il presidente della Federcalcio non può essere estraneo al comitato che organizza i campionati del mondo nel paese dove l'attività... Ma non era più semplice che fosse presidente lui fin dall'inizio allora? Beh, allora si ritenne di fare così, anche perché tutto questo comitato organizzatore era stato concepito in un primo tempo quando si pensava che fosse poi Franchi a fare presidente. La tragica morte di Franchi ha portato delle situazioni di emergenza. Senta, ma lei si considera amico di Sordillo o no? Oggi? Io sì, sono amico di Sordillo, ma comunque penso che quando si parla... Cioè non si è rotto niente fra di voi, diciamo? No, non si è rotto nulla, ma soprattutto io non sono mai favorevole a giudicare i comportamenti nell'ambito dei propri compiti istituzionali improntati all'amicizia o all'inimicizia. Uno fa quello che ritiene di dovere fare. Beh, nell'interesse della contano. Camera. I rapporti personali contano e con Sordillo sono ottimi. Ecco, senta, ma le sembra normale che alla vigilia dei mondiali in Messico Sordillo e Bearzotto litighino su tutto, perfino sui premi dei mondiali di Spagna? Ma io
non conosco i dettagli di questa cosa più dei lettori e dei giornali, pertanto non credo. Non sa se ha ragione Stordillo o Berzotto. No, io non so, ma io sono certo che prima di una competizione così importante è fondamentale che insomma, l'Italia che si presenti con una grande compattezza, giocatori, tecnico e dirigenti. Però non è il caso in questo momento, mi pare. Non è così? Beh, ma mi sembra che la partenza per il Messico è fissata per il 15 maggio. Senta, quindi secondo lei non è vero quello che dicono molti, che lei si è dimesso invece perché vuol prendere le distanze da questo calcio un po' corrotto e pieno di scandali? Ma a me per la verità non sembra che il calcio sia corrotto. Io l'ho detto, le ragioni della dimissione sono quelle che ritengo che in questo momento sia anche utile che io segua il calcio, ma nella mia veste di presidente del CONI, cioè della Federazione delle Federazioni. Ecco, ma che cosa le piace di meno di questo calcio di oggi? C'è qualcosa? Ma io direi che tutto sommato nei confronti del calcio si trinciano dei giudizi non completamente verosimili e soprattutto non basati sulla realtà dei fatti. La realtà dei fatti dice questo, che il calcio svolge un'attività con molto ordine, con molta precisione, è lo spettacolo italiano di gran lunga più seguito, si svolge con regolarità, dà vita a competizioni che interessano molto l'opinione pubblica, la televisione, la radio, i giornali. Per qualche problema nel calcio c'è però. Certo, insomma, ci sono problemi, ma sono problemi soprattutto di crescenza e problemi legati ad un'attività che si svolge in una società che ha dei problemi. Senta, però anche Luca di Montezemolo, direttore generale del comitato organizzatore dei mondiali del 90, ha detto: mi auguro che le tensioni del calcio restino fuori da un fatto così importante come il mondiale. Quindi qualche tensione anche lui l'avverte. Ma io non faccio mai l'interprete delle dichiarazioni altrui. Sì, ma non hai idea di queste tensioni e quali siano? Ma insomma, che ci sia qualche tensione nell'ambito della Federcalcio si legge sui giornali, no? Spesso, ma comunque. Senta, ripeto, ma la scelta di Montezemolo come direttore generale l'ha fatta lei in contrasto con Sordillo oppure no? No, io ho proposto la candidatura di Montezemolo ed è stata accettata da Sordillo e da tutti i membri del comitato organizzatore. Ecco, lei nel suo comunicato di addio ha elogiato Montezemolo. Che cosa ha fatto di importante fino adesso? Ma mi sembra che abbia impostato correttamente il lavoro e che le premesse ci siano per organizzare un bellissimo campionato del mondo in Italia. No, glielo chiedo perché per esempio il Corriere della Sera sull'attività del comitato ha detto, leggo testualmente: in due anni molte parole, poco lavoro, città e stadi ancora sconosciuti e per gli sponsor un gran pasticcio. Cioè è una visione troppo pessimistica allora secondo lei? Beh, non è reale in questo senso. Innanzitutto di parole se ne sono fatte poche, tranne che in questa recente occasione delle mie dimissioni. E se ne sono fatte poche, si è anche reclamizzato poco quanto stavamo facendo perché non dovevamo disturbare, questo era un accordo preciso con la Federazione Internazionale, i campionati del mondo del Messico che si svolgeranno appunto nel mese di giugno di quest'anno. Ecco, parliamo allora della Federazione Internazionale. A proposito degli sponsor, si è detto che il presidente della FIFA voleva una maxi sponsorizzazione dell'Adidas, la ditta tedesca di articoli sportivi, mentre Sordillo invece voleva trattare per un allargamento alle ditte italiane. È esatto o no? No, la situazione è in questi termini. Ecco, esattamente com'è la situazione? La Federazione Internazionale del Calcio, che è la padrona dei campionati del mondo, avoca a sé il diritto di trattare i diritti televisivi e poi ha un accordo pubblicitario con una compagnia di pubblicità che ha dato un minimo garantito e che si è impegnata a gestire la pubblicità per una serie di competizioni, i campionati del mondo dell'86, i campionati del mondo del 90, i campionati d'Europa, le finali dei campionati delle Coppe dei Campioni, eccetera. Ora, questo è una prassi abituale e noi quando abbiamo posto la candidatura al campionato del mondo sapevamo che questi erano i diritti della FIFA. Ecco, ma come mai l'Adidas all'interno di questo rapporto con la FIFA è nettamente privilegiata? No, ma non è l'Adidas. Le compagnie pubblicitarie che hanno la gestione della pubblicità del campionato del mondo sono due.
Una si chiama Sporbilli ed è una compagnia tedesca, e una si chiama Roffa ed è una società svizzera. Credo che lei si riferisca al fatto che la Roffa ha tra i suoi dirigenti o azionisti il padrone o uno degli azionisti dell'Adidas, che è il signor Dassler. Ma questo voglio dire perché evidentemente la FIFA ha ritenuto più vantaggioso quell'offerta. Ma questo a me direi non interessa, è un contratto che ha fatto la FIFA sul quale io non esprimo giudizio senza avere cognizione di causa. Quello che volevo spiegare è questo, che essendoci questi contratti dei quali noi eravamo a conoscenza, è chiaro che nel momento in cui FIFA e società di pubblicità hanno fatto un contratto, nel momento in cui colui il quale deve gestire il campionato del mondo, in questo caso l'Italia per quanto riguarda il 90, subentra a questo tipo di contratto come esecutore del contratto, deve dire la propria opinione, ma questo avviene sempre, cioè c'è una discussione che non è altro che quella messa a punto necessaria quando in un contratto a due deve praticamente coinvolgere un terzo, che in questo caso è l'Italia, che lo deve realizzare. Ma in concreto lei pensa che avremo anche partecipazione di ditte italiane alla sponsorizzazione del mondiale o no? Ma io penso di sì. Per semplificare, io penso di sì, anche perché è necessario questo apporto di ditte italiane in sei settori merceologici fondamentali, non solo perché noi dobbiamo nelle attività diciamo più significative valorizzare imprese multinazionali italiane, posto che noi siamo tra i sette paesi occidentali più evoluti sul piano industriale, ma anche perché la collaborazione di queste aziende è fondamentale perché il mondiale abbia successo. Cioè il solo comitato organizzatore non può fare un grande mondiale senza determinati tipi di collaborazione. Ecco, ma lei allora nega in fondo questo rapporto privilegiato, diciamo, dell'Adidas sui massimi dirigenti del calcio internazionale? No, ma c'è un contratto tra la FIFA e questa azienda che si chiama Roffa, che dura da molti anni. Significa che la FIFA lo ritiene vantaggioso. E c'è l'Italia che in questo momento si deve inserire. E nell'inserirsi deve dire la propria opinione e deve sostenere le proprie tesi. Questo secondo me lo si può fare e lo si fa e lo si realizzerà concretamente. La FIFA ci ha detto che si chiuderà questa vicenda nel mese di luglio senza nessun tipo di tensione, senza nessuna polemica. Senta, ma discutere non vuol mica dire litigare. No, certo, ma volevo sapere se è vero che il presidente della FIFA ha minacciato di togliere l'organizzazione del mondiale all'Italia, no, se non si troverà un accordo. Non mi risulta. Senta, il giornalista Bea ha sostenuto che nell'82 Sordillo ha ceduto per 50 milioni la fornitura ufficiale della nazionale di calcio, dell'abbigliamento, appunto alla Le Coq Sportif, che è una sigla dell'Adidas, mi pare. Mentre c'era un'offerta dell'LS molto più forte. A lei risulta o no? Ma questo non conosco questo problema, lo chiedo a Sordillo, a qualche dirigente della Federcalcio. No, era perché appunto era legato alla valorizzazione dell'importanza, della forza di pressione dell'Adidas. Io credo che in realtà la Federazione Gioco Calcio, fino a che non ha vinto il campionato del mondo, non si è mai orientata nel chiedere dei soldi, ma nel chiedere alle aziende che erano partner dell'Italia praticamente materiali. E tra l'altro l'Italia è uno dei pochi paesi che ha sempre dato pochissime contropartite, almeno fino al mondiale dell'82, agli sponsor, l'azienda non ha mai messo il nome sulla maglia. Quindi a lei non risulta questo conflitto? Non mi sembra. Senta, ma quanto è valutato, diciamo, in miliardi il giro d'affari delle sponsorizzazioni di un campionato del mondo? Cioè, più o meno, per avere un'idea delle ordini di grandezze. Ma io non so esattamente, ma penso attorno ai 200-250 miliardi. Senta, ma secondo lei oggi concepire una disciplina sportiva senza sponsorizzazione è ancora possibile o no? Ma a mio parere è difficile che avvenga. Naturalmente il livello di questa sponsorizzazione muta a seconda dell'interesse della audience televisivo, giornalistica, questa disciplina sportiva. Ecco, parliamo appunto di questa sponsorizzazione e televisione, appunto, lo dice, ovvio, lo sappiamo tutti, sono legate. Secondo lei oggi in televisione si vede troppo sport, troppo poco dello sport sbagliato o che cosa? Ma guardi, io... Cioè in due parole, diciamo. Sì. Io penso che
la televisione sia soprattutto attualità e lo sport è l'attività in grado di fornire nel mondo più attualità programmata. Naturalmente uno sbarco sulla Luna, certo, o un attentato a un presidente degli Stati Uniti è di maggiore interesse, però non sono così programmati come viceversa sono le competizioni sportive e che poi sono numerose. Per cui mi sembra che sia un matrimonio di successo destinato ad incrementarsi sempre di più e ad avere dei legami sempre maggiori, anche perché la televisione ha sempre la necessità di riempire spazi per un tempo ecco, maggiore. Ecco, ma mi può fare un esempio, per esempio, di uno sport che ha guadagnato molti iscritti con un rapporto diverso con la televisione in Italia, nell'esperienza sua, dal suo osservatorio? Ma guardi, fare un nome non è... Uno, due, no, voglio ma dire, no, insomma... ma è inutile. Cioè, in realtà io credo che lo sport sia cresciuto di importanza insieme alla televisione, insieme alla stampa sportiva. Cioè, complessivamente. Sì, insomma, io credo che salgano, crescano insieme. E certamente, quando una disciplina sportiva, magari abbastanza nuova, viene portata in televisione, certamente vede crescere i suoi praticanti e vede crescere l'interesse nei confronti di questa manifestazione. Senta, sportiva. Dottor Carraro, oggi il calcio, il mondo del calcio chiede soldi al governo. Ecco, in cambio di cosa? Ma innanzitutto a riconoscimento di una grande attività, sì, che ha svolto fino adesso e del fatto che continua a svolgere un'attività che non solo ha un grande interesse sociale, perché interessa vaste schede di opinione pubblica, ma anche perché ha fruttato e continua a fruttare moltissimo allo Stato. Ecco, però c'è chi dice che voi li chiedete in cambio della trasparenza, voi insomma il calcio, li chiede in cambio della trasparenza dei bilanci. Ecco, ma non dovrebbe essere normale la trasparenza dei bilanci? No, a prescindere, diciamo, da quello che poi il governo può dare? Beh, direi che la trasparenza è doverosa, però certamente una cosa è se qualcuno, se gli amministratori devono rispondere esclusivamente ai propri azionisti, quali sono gli unici finanziatori. Una cosa diversa è se si deve rispondere invece di utilizzare un contributo pubblico, se il contributo, insomma, pubblico quindi arrivasse. Più trasparenza se arriva il contributo pubblico, diciamo, semplificando. Beh, direi che alcune vicende recenti hanno dimostrato che proprio l'interesse sociale del calcio deve far sì che non ci sia la possibilità nel calcio di fare meccanismi tipo scatole cinesi, eccetera, che poi sono invece, voglio dire, vicende in uso. Vicende recenti si riferisce al Milan, per esempio. Beh, per esempio. Senta, e allora, naturalmente, siccome tutti questi meccanismi sono di chiarezza sono abbastanza costosi da inserire, penso sia necessario dare un contributo. Qual è la contropartita? La contropartita è la chiarezza, ma non come fine a se stesso, ma come strumento per garantire altri anni di sopravvivenza del calcio così regolare, così puntuale e così anche proficuo sul piano economico per lo Stato. Senta, ma il calciomercato così com'è? Le sta bene? Cioè, c'è una grande evoluzione, insomma, diciamo. Beh, direi che adesso c'è stata l'abolizione del vincolo, sì, che appunto è cominciata a entrare in vigore e che entrerà in vigore a pieno a partire dal 30 giugno. Questo, cambiando le regole del gioco, il gioco cambia. Vediamo che cosa succederà prima di esprimere giudizi. Direi che il fatto che il giocatore sia parte diretta nella trattativa è certamente un fatto positivo. Quello che bisogna cercare di evitare è che questo porti a un privilegio sempre più grande per i grossi calciatori a detrimento dei calciatori meno importanti, ecco, quali rischiano di pagare questo tipo. Esatto. Ecco, per esempio, adesso non è un po' assurdo, è un po' contro le regole sportive, diciamo così, vedere calciatori e tecnici che trattano il loro ingaggio per la stagione successiva a metà del campionato precedente. Insomma, è un po' sconcertante. Ma guardi, io hanno deciso 2 anni fa di cominciare quest'anno a consentire le trattative a partire dal 1 marzo. Personalmente ritenevo meglio la regola che prevedesse
che prevedeva che non si potesse trattare questi giocatori prima della fine del campionato. Si disse allora ufficializziamo una cosa che in realtà c'è già in modo subacqueo e portiamola alla luce del sole. Ma io penso che le regole si debbano fare non già in funzione di coloro i quali non la rispettano, bensì così perché si ritenga sia necessario modificarle. Ora, questa innovazione porta per esempio il vantaggio di consentire di fare i calcoli sulle disponibilità economiche delle società con più spazio, però certamente ha questo rischio. Ha il rischio di creare un ulteriore elemento di polemica in un'attività che di polemiche ne ha già tante. Ecco, a proposito di polemiche, secondo lei il toto nero è ancora fiorente, condiziona gli svolgimenti delle partite o no? Per quello che il toto nero è molto fiorente. Addirittura ho visto l'altro giorno, ma ormai credo che ci sia da tempo, una televisione privata romana che dava le quote. L'abbiamo anche segnalato, non so se sia lecito, perché tra l'altro l'attività del toto nero è un'attività illecita, anche perché rappresenta una frode nei confronti dello Stato. Ma è condiziona, secondo lei, il campionato questo toto nero? No? Beh, io mi auguro di no. Nel 1980 lo condizionò, fu fatta una certa azione. Io mi auguro di no. Senta, ma lei considera giusta la clausola compromissoria, cioè quella che impedisce, per spiegare ai telespettatori, ai tesserati delle federazioni, di adire le vie legali pena la radiazione? Beh, per la verità questa clausola... Qualcosa del genere, mi pare, no? Beh, insomma, direi che questo era un meccanismo in vigore tantissimi anni fa. Non è più vero. In realtà io penso questo, che quando si tratti di espressione di critica o giudizio o valutazione sui dirigenti, sulle persone, allora voglio dire la libertà deve essere la massima. La clausola compromissoria vale soprattutto per salvaguardare l'attività sportiva che non può essere giudicata altro che da organi disciplinari sportivi. Lei pensi, se per esempio si pensasse a un'ipotesi di questo genere, e cioè che un calciatore, essendo un professionista, nel momento in cui viene squalificato perché da un calcio o perché protesta nei confronti dell'arbitro, potesse ricorrere al pretore del lavoro per la tutela dei propri diritti in quanto lavoratori. A questo punto il campionato non si svolge più, i tempi... ma d'altra parte queste non sono regole italiane, sono regole internazionali. Senta, io le faccio un'altra domanda, dottor Carrà, di un caso di cui si è parlato molto in questo periodo. Tordelli, un ex tecnico federale dell'Atletica, ha dichiarato di avere le prove per dimostrare che molti nostri campioni, Moser, Masa, La Cova, La Dorio, i nuotatori, sono stati sottoposti a autoemotrasfusione, cioè al ricambio del sangue. È vero o no? Lei cosa ne sa? Ma innanzitutto a me sembra sempre strano, sembrano sempre strane le denunce che provengono dalle persone che vengono mandate via da un'organizzazione che poi denunciano questa. Ma lei, per quello che ne sa, lei è vero o no questo? Ma certamente sono state fatte. Cioè una pratica diffusa? No, sono state fatte in passato pratiche di autoemotrasfusione che adesso qualcuno giudica. Cioè che adesso non sono più lecite, che però sono non dannose alla salute degli atleti. Ecco, lo stavo dicendo. Adesso non le ritengono più lecite. Molti medici dicono che sono dannose, altri dicono che sono addirittura utili e giovevoli, perché non hanno niente a che vedere con il doping, per esempio. E io quello che posso dirle è questo, che certamente nel desiderio di ottenere dal proprio fisico di più, atleti e tecnici si industriano e cercano sempre qualche cosa. Però nello stesso tempo c'è anche da dire che la tutela dell'individuo, la tutela dell'integrità fisica dell'individuo è una preoccupazione molto più presente oggi di quanto non fosse nello sport 10 o 20 anni fa. Ho capito. Una volta nelle corse ciclistiche si prendeva la simpamina a manciate, oggi pratiche di questo genere non ci sono più. Ecco. Direi la battaglia deve essere proprio questa: migliorare, ottenere sì, sempre maggiori prestazioni, però salvaguardare la salute. Senta, torniamo un momento al calcio. Per lei la nazionale che sta per andare in Messico è più o meno forte di quella che ha giocato in Spagna?
Beh, senta, quella che ha giocato in Spagna è diventata campione del mondo, è diventata campione del mondo battendo tutti in modo straordinario Argentina, Brasile, Polonia e Germania. Ora, essere più forti di quella mi sembra proprio difficile. Allora le faccio... Però sulla carta devo dire che prima della Spagna si pensava che la nazionale che stava partendo fosse inferiore a quella che invece era arrivata quarta in Argentina e poi addirittura vinse. Cioè le previsioni fatte prima vengono sempre poi talmente smentite. Ecco, ma l'ultima domanda me la faccia invece una previsione. Come andremo ai mondiali? Ma guardi, la cosa importante è di andarci in un'atmosfera serena. Sì, ma insomma il risultato, secondo lei, una previsione? Si sbilancia almeno su una cosa una volta. No, questo proprio è insomma, difficile. Insomma, nei primi quattro? Ma io mi auguro, il calcio italiano ha una grande tradizione, no? E io mi auguro che arrivi nei primi quattro. Ma questo dipenderà dalla forza nostra, dalla tranquillità nostra e anche dalla forza degli avversari.